C'è una intima relazione tra la prima lettura e il Vangelo. L'abbiamo ascoltato dal libro di Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E nella seconda parte, benedetto l'uomo che confida nel Signore. C'è una maledizione e una benedizione che si incrociano. E tutto è legato alla parola confidare nel Signore. Chi confida nel Signore è benedetto, chi invece confida, ma non nel Signore, nell'uomo, è maledetto. E poi tante immagini poetiche, Geremia indica la maledizione ed indica la benedizione. Il maledetto sarà come un tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in terra di salsedine dove nessuno può vivere. Ecco l'immagine del deserto, l'immagine della salsedine, l'immagine dell'arsura. Ecco, questo è il luogo dove chi è maledetto vive. Una vita che non è vita. E tutto questo perché confida nell'uomo, non confida nel Signore. Il Signore è il creatore, l'uomo è una creatura. Quando l'uomo si rinchiude nel suo essere creaturale, senza fare il passo nei confronti di quel Dio che è stato la causa della sua esistenza, ecco che l'uomo rimane nella sua povertà, nel suo io. E l'io dell'uomo è pieno di peccato, di fragilità, di pochezza. Invece l'uomo che confida nel Signore è come un albero piantato lungo corsi d'acqua. Le radici affondano nel terreno, assorbono la linfa vitale e quest'albero sarà sempre rigoglioso, le foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. L'albero che è alle rive di un fiume produce frutti. Questa maledizione e questa benedizione che si incrociano, allora l'uomo deve fare una scelta. L'uomo saggio sceglie la benedizione. Confida nel Signore, riconosce il suo Dio, mette da parte il suo io. L'uomo che riconosce il Signore, che confida nel Signore, crede nella provvidenza del Signore, si rifugia nella preghiera, ha fiducia nel domani, perché Dio ascolta la preghiera dell'umile. Nel Salmo responsoriale, la Chiesa ci ha proposto il Salmo 1, Beato l'uomo che confida nel Signore, beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti e come albero piantato lungo corsi d'acqua. C'è la ripresa di quello che ha detto Geremia nella lettura del capitolo 17. Nel Vangelo si parla di benedizione e si parla anche di guai, mentre Matteo, nel cosiddetto discorso della montagna, dal capitolo 5 al capitolo 7, Matteo presenta tanti detti di Gesù. E i detti di Gesù iniziano con le beatitudini, otto beatitudini. Che vengono chiamate queste beatitudini la carta magna del Vangelo. È lo stile che Gesù propone all'uomo che confida nel Signore, lo stile della povertà di spirito, lo stile della mitezza, della misericordia, della pace.
Luca invece presenta solo quattro di queste beatitudini e a queste quattro beatitudini fa seguire quattro guai. E c'è un parallelismo tra le prime beatitudini e i quattro guai. Beati i poveri in spirito, guai a voi ricchi. Beati voi che ora avete fame, guai a voi che ora siete sazi. Beati voi che ora piangete, guai a voi che ora ridete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e vi metteranno al bando. Beati quando, guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Ecco, cerchiamo di capire il significato di queste parole. Gesù invita a percepire la beatitudine all'interno di realtà che potrebbero sembrare a prima vista paradossali. La povertà, avere fame, piangere, essere perseguitati. Certamente tutto questo non piace, tutto questo porta tristezza. Ora Gesù dice, voi che vivete questa esperienza e che voi siete portati naturalmente ad essere tristi quando vivete queste tristezze, bene, sappiate che io vi chiamo beati. Perché oltre la tristezza che voi ora vivete, c'è una realtà futura di premio. Voi che siete poveri, vostro è il regno di Dio. Voi che avete fame, sarete saziati. Voi che ora piangete, riderete. Voi che ora sarete odiati, voi avrete una ricompensa grande nel cielo. Ecco, Gesù ci invita alla speranza. Eccetto la prima beatitudine, che è il verbo al singolare, che è proprio un'affermazione, è proprio come il proemio di questo discorso. Vostro è il regno di Dio. Se voi siete i poveri della Sacra Scrittura, i cosiddetti Anavim Yahweh, ossia quelli che non avevano niente ma avevano tutto, avevano Dio, avevano fatto una scelta, opzione fondamentale nella loro vita, avevano scelto Dio. E allora questi poveri di spirito avranno in eredità il regno, anzi questo regno già è presente in voi. Le altre beatitudini hanno il verbo al futuro, nel senso che si realizzeranno pienamente, non nel presente, ma in una vita eterna che Gesù annunzia, Gesù promette. Penso che sia importante comprendere quel messaggio che Gesù ci offre. Non viviamo semplicemente del momento presente, ma viviamo anche in questa prospettiva futura. C'è un regno dei cieli, c'è un paradiso, c'è una pienezza di vita, c'è un'eternità che ci aspetta. Allora tutte le difficoltà di questa terra saranno sublimate, saranno sorpassate, saranno superate da un futuro di gloria, da un futuro di bene. Perché Dio è la pienezza dell'essere. Veniamo da Dio e in Dio noi troviamo il nostro compimento. Dopo la morte abbiamo proprio questa speranza certa. Dio è il nostro compimento. Venite benedetti nel regno del Padre mio, dice Gesù. E allora beati voi, vostro regno di Dio, benedetti nel regno dei cieli. C'è una relazione? Signore, grazie per questa santa parola. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato Paolo che si rivolge ai Corinti, capitolo 15, e dice: alcuni di voi dicono che non vi è risurrezione dei morti. Ma a questo punto nemmeno Gesù è morto, ma noi sappiamo con certezza che Gesù è morto. E la risurrezione di Gesù da morto ci dice una grande speranza per noi. Anche noi risorgeremo con Lui. Se noi moriamo con Cristo, risorgeremo con Cristo. Gesù è primizia di coloro che sono morti. In Gesù
anche noi vivremo in pienezza. Quando tutto questo appartiene a Dio. Ma una cosa è certa, la risurrezione di Gesù non tocca semplicemente la persona di Gesù, ma tocca tutti noi. Se Gesù è risorto, anche noi siamo risorti con Lui. Adesso siamo risorti nello Spirito, ma anche il nostro corpo parteciperà alla sua risurrezione, come nessuno lo sa. Ma una cosa è certa, in Dio anche il nostro corpo partecipa della risurrezione. Alla fine dei tempi, noi diciamo, ossia nella pienezza di Dio, tutto questo si realizzerà. Siamo dei risorti. Grazie, oh Signore, grazie.